L'altro giorno mi sono svegliato alle 7. Ho usato una sveglia satellitare perché dovevo assolutamente svegliarmi in orario. Mi sono messo a preparare la colazione, quindi ho acceso la TV, ho controllato le ultime notizie sulla CNN, poi mi sono seduto e ho ascoltato un po' di musica. Io ascolto un canale jazz americano tramite una radio che si collega via satellite. Prima di uscire ho controllato le previsioni del tempo, volevo sapere se potevo uscire in auto oppure potevo prendere la moto. Sono andato in aeroporto, sono salito in aereo, mi sono seduto, l'aereo è arrivato in quota, è partito il pilota automatico, io ho chiuso gli occhi e mi sono svegliato a Boston. A Boston passo il controllo dei passaporti, prendo il telefono, chiamo in ufficio per sapere se andava tutto bene, il segnale era perfetto, senza ritardi. Non vi sto raccontando la mia giornata perché è una giornata particolare, probabilmente molte delle vostre giornate sono molto più eccitanti. Però c'è un punto in comune con la mia giornata, con le vostre e probabilmente con le giornate di tutte. La maggior parte della tecnologia che noi usiamo tutti i giorni arriva dallo spazio, arriva da quegli oggetti che volano sopra le nostre teste che si chiamano satelliti. Quindi noi dipendiamo molto dalla tecnologia satellitare. Peccato che questo potrebbe presto sparire. Quello che vedete è uno scontro tra due satelliti, un satellite americano, telecomunicazioni, e un satellite russo. Questo satellite russo vagava nello spazio da diverso tempo, completamente incontrollato. Questo scontro è avvenuto nel 2009, ha generato una nuvola di frammenti che adesso copre interamente lo spazio orbitale attorno alla Terra. Questi frammenti viaggiano a 30.000 km all'ora. In realtà non è stato l'unico oggetto inviato nello spazio incontrollato, ce ne sono più di 6.000 satelliti di cui solo 900 oggi funzionano, tutti gli altri sono lì, incontrollati, che vagano attorno alla Terra e prima o poi potrebbero anche cadere sulla Terra. Allora, è chiaro che la probabilità che questi oggetti cadendo vadano a colpire le nostre teste o un'infrastruttura critica, tipo una diga, una centrale elettrica, la probabilità è molto molto bassa oggi. Quasi inesistente. Ma chiaramente noi continuiamo a lanciare satelliti nello spazio, senza preoccuparci di che cosa potrebbe succedere. E quindi questa probabilità continuerà ad aumentare. E se vi state chiedendo come è potuto succedere, come abbiamo fatto a creare questo strato di immondizia nello spazio, beh, in realtà è esattamente come abbiamo fatto sulla Terra. Abbiamo cominciato a lanciarli, abbiamo detto, beh, tanto lo spazio è grande, ci penserà qualcun altro, e alla fine ci troviamo in una situazione di questo tipo. E vedete, questi oggetti si incrociano tra di loro, un po' come il traffico in India che vedete sullo schermo, con un'unica differenza. Le auto possono frenare per evitare la collisione, i satelliti non possono farlo. E se non facciamo nulla, si creerà una sorta di reazione a catena. Ogni flash rosso che vedete nel filmato è una collisione tra oggetti nello spazio, che creerà una nube talmente densa da distruggere tutti i satelliti attorno alla Terra. E di nuovo, anche qui c'è una similitudine molto chiara. Quello che vedete è un fiume con un sacco di immondizia. Questo fiume, che una volta dava acqua, che poi veniva utilizzata per i rubinetti, questo fiume adesso oggi è inutilizzabile. Anche lo spazio potrebbe diventare totalmente inutilizzabile grazie a questa nube di detriti che impedirebbe il lancio di nuovi satelliti per generazioni. Chiaramente è un problema. È un problema perché questo significa perdere la possibilità di fare attività umane nello spazio per il futuro, per sempre. Quindi diventerà addirittura non conveniente farlo, anche per chi oggi invece nello spazio comincia a fare attività di business. Chiaramente ci sono delle soluzioni. Dal mio punto di vista, il primo passo che bisogna compiere per risolvere questo problema è fare in modo di arrestare l'aumento sistematico di concentrazione di questi oggetti morti, inutili, attorno alla Terra. Ed è proprio questo che sto facendo io con l'azienda che ho creato 3 anni fa e che si chiama The Orbit. The Orbit costruisce un motore intelligente che si installa sui satelliti prima di mandarli in orbita. Quando questo satellite arriva nello spazio, qui vedete qualche immagine, il satellite può fare quello che deve fare e noi non interagiamo con la vita operativa del satellite, ma quando il satellite finisce il proprio carburante o per qualsiasi ragione dovesse spegnersi all'improvviso, il nostro motore può prendere il satellite e dirigerlo o verso terra in modo assolutamente controllato e rapido, oppure parcheggiarlo in un'orbita lontano dalla Terra, in attesa che poi in futuro, con una tecnologia che oggi non c'è, possa essere recuperato e riciclato direttamente nello spazio.
Allora, questa idea che vi può sembrare fantascientifica, in realtà non è molto diversa da molte delle idee che sono sicuro molti di voi hanno in un cassetto in attesa di trovare, diciamo, l'occasione giusta e il coraggio di metterla in atto. E questa idea in realtà è nata molto tempo fa, è nata perché io voglio realizzare un sogno, il mio sogno, e il mio sogno è quello di andare nello spazio. E quindi ho cominciato davvero tanto tempo fa, quando avevo 5 anni, quindi di fatto i 5 anni me li sono portati dentro fino a poco tempo fa. E questa voglia di andare nello spazio mi ha portato a fare concorso per astronauta nel 2008. Nel 2008 partecipo, c'erano 10.000 partecipanti e 4 posti. C'erano amici che mi dicevano, ma cosa ci provi, 4 posti? E dicevo, beh, però 4 posti ci sono, qualcuno verrà scelto, quindi perché non io? A un certo punto, avanti nella selezione, arrivo tra i primi 100 e qualcosa partecipanti, a un certo punto mi arriva questa lettera dall'Agenzia Spaziale Europea che mi dice: caro ingegnere Rossettini, è stato un piacere averla con noi, ritenti tra 10 anni magari sarà più fortunato. Ero fuori dal programma, quindi dovevo trovare un altro modo di andare nello spazio. Ma c'era il problema dei detriti spaziali, cioè se fossi diventato astronauta in un modo o nell'altro mi avrebbero infilato in qualche navicella e spedito su, ma così, se devo andarci da solo, con tutti questi oggetti che ruotano, con il rischio di non poter più accedere allo spazio, dovevo fare qualcosa. E quindi mi sono messo seriamente a mettere insieme, diciamo, concetti di ingegneria aerospaziale e concetti di sostenibilità strategica. Non volevo trovare una soluzione che fosse punitiva, tipo le multe. Volevo trovare una soluzione che permettesse a chi oggi, diciamo, crea il problema, fare in modo che possano risolverlo, portandosi a casa un vantaggio economico, ma soprattutto che tutta la società ne potesse beneficiare. E da lì è nato il concetto di D-Orbit. Peccato che a quel tempo io stavo facendo il dottorato di ricerca, l'avevo appena finito, e come sapete i dottorati di ricerca in Italia sono ricchissimi, quindi non avevo una lira. Ho provato anche ad andare in banca chiedendo soldi per finanziare l'attività, ma all'epoca non sapevo che le banche non fanno questo di lavoro. E quindi ho messo, diciamo, l'idea in un cassetto e mi sono messo a fare altro. Un anno dopo, per caso, ho incontrato questa borsa di studio, si chiama Fulbright Best. È una borsa che, nonostante il nome, diciamo l'origine americana, è sponsorizzata da aziende ed enti italiani e mi ha permesso di andare in Silicon Valley a studiare business. Quindi, infervorato, prendo, vado in Silicon Valley ci sono un sacco di soldi, un sacco di investitori pronti a credere nelle idee innovative. Quindi la prima settimana arrivato mi precipito subito da un investitore. Mi siedo al tavolo, prendo la mia presentazione, bellissimo, il mio bel motore, prima slide, seconda slide. Questo signore si alza, prende il cellulare dal tavolo e esce dalla stanza. Io aspetto. Dopo un quarto d'ora arriva la segretaria e mi dice: guardi, dovrebbe uscire dalla stanza. Io dico: no, sto aspettando, è uscito, probabilmente sta telefonando, forse è andato in bagno. No, non hai capito, la riunione è finita. Io ci sono un po' sorpreso, mi alzo, me ne vado. Non avevo capito. Quindi pochi giorni dopo esco a cena con un altro investitore. A quel punto vado a cena con quello che poi sarebbe diventato in futuro il mio socio Renato. Andiamo in un ristorante italiano, ovviamente paghiamo noi. Questo investitore mi ascolta, dopo 5 minuti che gli racconto l'idea, mi fa: no, guarda, così come me la stai dicendo, lasciamo stare, parliamo di cibo italiano. Dopo 3 ore a parlare di cibo italiano, e vi posso assicurare che l'italiano c'era solo il nome, torno a casa e a quel punto... A quel punto avevo capito, l'idea così com'era non andava bene. L'idea non basta, è un buon punto di partenza, ma non basta. Dovevo imparare a rendere l'idea prima soluzione e poi prodotto. E quindi mi sono messo a capofitto, mi svegliavo alle 4 del mattino, andavo a fare colazione a 30 miglia di distanza con un altro gruppo di sbandati come me che volevano fare azienda, cercando di capire quali erano i problemi comuni e come risolverli e arrivare a qualcosa di concreto. E è stato un periodo veramente di studio matto e disperatissimo. Matto, dicevo, studio di matto e disperatissimo, che mi ha portato alla fine in NASA. In NASA è stato sicuramente un bel periodo, alla fine sono uscito con un piano industriale serio. Questo piano industriale mi sembrava buono, però ho detto validiamolo. L'ho spedito ad una competizione internazionale, che poi ho scoperto essere una delle più grandi al mondo. Primo premio $1 milione, quindi un sacco di soldi. Alla fine spedisco questo piano industriale e arriviamo in finale. Quindi D-Orbit, la mia non azienda ancora, arriva in finale. Peccato che dovevamo essere, io e Renato, 2 persone minimo, tale giorno, entro mezzogiorno, presenti a Houston.
ma il nostro visto americano scadeva il giorno prima. Quindi dovevamo uscire dal paese, ritornare di nuovo negli Stati Uniti prima che scadesse, diciamo, il termine di presentazione. Quindi prendo i miei bagagli, vado in Europa, prendo il primo volo per Houston, ritorno a Houston, prendo il telefono, chiamo subito Renato, Renato, dove sei? Lui mi dice, Luca, mi sono innamorato, sono in Canada. Dico no. Renato, caspita, domani a mezzogiorno tu devi essere qui, altrimenti veniamo squalificati. Insomma, alla fine lo convinco, noleggia un'auto, aspetta il confine, perché doveva aspettare la mezzanotte per passare il confine, prende quindi in auto con la sua, diciamo, nuova metà, che poi ormai è già diventata vecchia, ma non c'è più. Quindi attraversa praticamente mezzi Stati Uniti per arrivare a Houston. Nel frattempo io stavo dicendo ai giudici, no, tranquilli, Renato è già qui, ma è un po' indisposto, quindi arriverà, non vi preoccupate. Alla fine sale sul palco esattamente quando stavano arrivando gli applausi alla fine della presentazione, quindi tutto bene. Non abbiamo vinto $1,000,000 in realtà, abbiamo vinto $500, ma soprattutto abbiamo vinto che è un buon punto di partenza, abbiamo vinto la consapevolezza che l'idea poteva davvero diventare prodotto. Perché non siamo arrivati ultimi, eravamo in finale, non siamo neanche arrivati ultimi dei finalisti. Quindi a questo punto cosa facciamo? Torniamo in Italia e vi dico, non è stato facile, ci è voluto un po', circa 6 mesi per trovare qualcuno, un investitore che credesse nell'idea come ci credevamo noi. E a marzo del 2011 l'idea è diventata un'azienda. Un'azienda che è partita da un pezzo di carta, e questo è stato il primo schizzo del nostro dispositivo, pochi mesi dopo ha realizzato il primo motore e l'ha testato, e sostanzialmente meno di un anno dopo ha mandato in orbita il cervello del dispositivo che oggi è sopra le nostre teste e che sta facendo adesso un satellite, vero, grande più o meno così, dotato del nostro dispositivo, che verrà mandato in orbita e rimosso dopo 2 mesi di operazioni in orbita. E questo sarà il primo satellite al mondo rimosso in modo controllato e sicuro da un'azienda italiana. Quello che vi stavo per dire è che in realtà non è stato così facile come ve lo sto raccontando. Le porte in faccia sono state diverse, abbiamo preso un sacco di no e probabilmente ne riceveremo ancora tanti. Però veramente io sono convinto che stiamo andando nella direzione giusta. Ogni mattina io vado in ufficio e trovo 15 persone che ci credono come me, se non più di me, che passano il loro tempo con passione e dedizione a quello che stanno facendo e che adorano ogni minuto che passano a lavorare su questo progetto. E allora mi viene una riflessione. La nostra giornata ha 24 ore. Di queste 24 ne passiamo più o meno 8 dormendo, anche se il primo speaker, il mago, diceva che fa bene dormire, però noi non ci rendiamo conto, dormiamo. Passiamo un bel po' di tempo seduti in mezzo al traffico, a fare le pulizie domestiche, a fare i compiti per casa. Alla fine ci rimangono 2-3 ore di tempo veramente libero, in cui ci godiamo il nostro tempo libero. Il resto del tempo lo passiamo lavorando. Allora perché non trasformare il tempo che lavoriamo in un tempo che invece ci piace, in cui facciamo qualcosa che ci dà soddisfazione? E allora ne parlavo l'altro giorno con un paio di amici che mi dicevano sì, tu la fai facile, tu hai giocato tutto, ti sei buttato, però io devo pagare il mutuo della casa, ho una famiglia, ho dei figli, ho una carriera, se poi perdo tutto cosa succede? Però riflettiamoci un momento, noi che siamo qui in questa sala, che ci possiamo permettere di essere qui questa sera, che ogni tanto ci possiamo permettere perfino un caffè al bar. Se anche perdessimo la casa, perdessimo il lavoro, la carriera, saremmo comunque parte di quel 5% delle persone più fortunate al mondo. Comunque. Quindi vale la pena fare quello che ci piace. Vi lascio con una frase che ho sentito per la prima volta da un amico indiano quando vivevo in Oklahoma. E questa frase dice questo: per colpire l'aquila devi mirare alle stelle, se miri all'aquila colpirai un sasso. Grazie.